alle 4 di mattina. Succede alle 21 di sera. Succede sempre questo. Notti insonni tra incessanti rumori e fumi, con un cantiere proprio sotto le finestre. Una situazione insostenibile che ha portato alla nascita del comitato Salviamo Pescaiola, costituito da un gruppo di residenti della zona riuniti per protestare contro la presenza del cantiere che dall'estate scorsa sta eseguendo lavori sulla direttissima. Il cantiere prevede orari di apertura quasi continui dalle 7.30 alle 17 e poi dalle 21 alle 6, disturbando così la quiete ma soprattutto il riposo dei residenti, che hanno anche intrapreso una raccolta firme portata direttamente sul tavolo del prefetto di Arezzo. Noi non siamo contro i lavori sulla rete ferroviaria come qualcuno possa pensare, assolutamente no. Però riteniamo che un cantiere messo in centro città, la puzza, l'inquinamento, i rumori, qua c'è gente piccola, grande, non si può a 30 metri dalle case. L'ARPAT ha dimostrato che i rumori stanno fuori, ma questi continuano. Non gliene può fregare di meno. Il sindaco non ci pensa, l'assessore non ha risposto alla richiesta di incontro. Il prefetto dal 10 di agosto, quando è che ci dice qualcosa a noi? Io ho tutta la documentazione che ARPAT gentilmente mi ha inviato e loro hanno dimostrato che nel poco tempo e nel periodo minore dei lavori, che loro sono venuti, che erano pochissimo che lavoravano quei giorni per problemi loro molto probabilmente, ma se sarebbero venuti a giugno, luglio e agosto l'avrebbero dovuti arrestare per il rumore che facevano e le polveri. Perché non hanno fatto anche l'inquinamento come noi richiesto al prefetto? Ci spiegate perché solo i rumori e non l'inquinamento?